A volte, guardando attraverso le finestre ricoperte di giornali dell'aula 42 dal corridoio, riuscivi appena a distinguere le sagome delle sedie e dei tavolini all'interno. E poi, proprio mentre stavi per allontanare il viso e tornare indietro, potevi distinguere il vago profilo di un'ombra che si muoveva avanti e indietro nella stanza, dentro quella che era una stanza chiusa a chiave da oltre 50 anni. Andavo in un vecchio collegio, una grande vecchia scuola, e per vecchia intendo più di 2 secoli. Aveva subito diverse ristrutturazioni nel corso degli anni. In un modo o nell'altro tutti e 6 edifici del complesso avevano subito dei lavori. Tutti, tranne il blocco D, erano stati completamente ristrutturati per essere modernizzati e in linea con gli standard attuali. Il blocco D aveva sale di intrattenimento e aree comuni generali. Un parco giochi per noi. Trascorrevamo fredde notti d'inverno sotto morbide coperte all'interno di quelle stanze a raccontarci storie spaventose e calde giornate estive rinfrescandoci sotto l'aria condizionata e guardando la TV. Ai insegnanti non importava ed eravamo abbastanza grandi per prenderci cura di noi stessi. Facevano solo il giro dei corridoi per assicurarsi che tutto andasse bene. L'unico problema con il blocco D era l'aula 42. Si trovava in fondo al corridoio del terzo piano, chiusa e abbandonata per così tanto tempo che persino i nostri attuali insegnanti non la ricordavano aperta. C'era una regola non detta, ma ben applicata. Bisognava evitare l'aula 42 a tutti i costi. Nei 4 anni in cui ho vissuto in questo istituto, nessuno tentò mai di girare la maniglia della porta di quella stanza. Era chiusa a chiave e basta. Tutte le sue finestre erano ricoperte da uno strato di giornali, abbastanza spesso da poter vedere delle vaghe sagome attraverso. Ad un esame più attento, i giornali risalivano agli anni 70, il che ci aveva portato a credere che la stanza fosse stata chiusa a chiave negli ultimi 50 anni. I giornali erano stati messi dall'interno, altrimenti li avremmo potuti togliere per sbirciare. Anche gli insegnanti non ne osavano parlare, non lasciavano trapelare nulla. Ci dicevano solo di evitare l'aula. Era bloccata per un motivo, e non c'era dato sapere quale. Un insegnante in particolare continuava a dirci che lì erano successe delle cose brutte e che non valeva la pena andarci solo per curiosità. Avete presente quel momento in cui la sorte in qualche modo si allinea così perfettamente alla vostra vita che qualcosa di impossibile in qualche modo diventa possibile? È quello che successe a me quando mi ritrovai a passare davanti l'aula 42. Prima di rendermi conto che uno dei giornali delle finestre fosse stato rimosso. Diversi brividi mi percorsero la schiena, mentre una fossa profonda si formava nel mio stomaco. Mi ripetevo di non guardare dentro. Lo ripetevo come un mantra ogni volta che passavo davanti l'aula, ma non riuscii a trattenermi. Prima di criticare la mia decisione, voglio che voi riflettiate un attimo. Immaginate di passare ogni giorno davanti a una stanza che è sempre chiusa e che non potreste mai aprire. Peggio ancora, la gente vi ha parlato delle cose terribili lì celate. Poi un giorno vi si presenta l'opportunità di sbirciare questo presunto orrore tramite un'innocua fessura. Cosa fareste? Sappiamo tutti qual è la risposta. Avvicinai l'occhio al buco e la punta del mio naso si spalmò contro il vetro. Tutto era bianco. Il candore era permeato di linee rosse che lo attraversavano come crepe. Subito dopo, un mare, profondo, nero come l'inchiostro. Fu solo quando la mia pupilla si spostò rapidamente che capii cosa stavo guardando. Indietreggiai e urlai, il che mi fece scivolare e cadere dritto sul fondo schiena. Il dolore risalì lungo la parte bassa della spina dorsale mentre mi alzavo rapidamente in piedi. Prima che potessi scappare però sentii una mano, magra, con lunghe, lunghissime dita, avvolgersi attorno alla mia caviglia. Mi strattonò con una forza tale da farmi cadere a terra. Vidi altre mani sfocate emergere dalla porta leggermente socchiusa dell'aula, prima che la mia testa sbattesse contro il pavimento di marmo
La mia vista si oscurò e in pochi istanti persi conoscenza. Quando i miei occhi si riaprirono, tutto era sfocato. Un acuto ronzio mi riempiva le orecchie mentre la mia vista si adattava. Mi ritrovai a guardare un ventilatore al soffitto. Fu affascinante come nei pochi secondi di coscienza mi sia convinto in qualche modo di aver avuto una brutta caduta, di aver fatto un brutto sogno, di essere ora in infermeria sdraiato su uno di quei lettini. Quel treno di pensieri deragliò rapidamente. Potevo sentire il freddo delle piastrelle dure sotto di me. Ero sdraiato sul pavimento, probabilmente ancora nello stesso corridoio. Quindi mi alzai lentamente, sussultando quando provai a muovere la caviglia. Mi ritrovai nel mezzo di un'aula vecchio stile, con banchi di legni logori e una lavagna nera e polverosa. A pensarci bene rimasi sorpreso dal fatto che non mi rendevo conto di quanto fosse buio quel posto, con la luce che faticava a passare attraverso gli strati di carta di giornale che erano stati applicati alle finestre. Questo fece fluire l'adrenalina nel mio corpo e all'improvviso indietreggiai verso l'angolo della stanza, anche se non c'era alcun pericolo reale che potessi vedere. Desideravo ardentemente il conforto di avere la schiena coperta da un muro invece di averla esposta. Non c'era nessuno intorno a me, cosa che poco dopo mi fece sospirare di sollievo. Mi ripetevo di calmarmi, di respirare lentamente. Provai ad alzarmi. Il dolore tornò a farsi sentire e caddi goffamente a terra. All'esame la mia caviglia risultò molto contusa, con lividi che seguivano il profilo di dita sottili avvolte attorno ad essa. Rabbrividii al pensiero. Cercavo di concentrarmi e trovare una via d'uscita dall'aula. La porta sembrava aperta e così mi alzai ancora una volta, facendo attenzione alla distribuzione del peso e zoppicando corsi verso di essa. Quando aprì la porta la mia felicità venne superata solo dalla mia confusione e un sorriso mi morì sulle labbra. La porta non si apriva sul corridoio ma su un'aula identica, con gli stessi giornali che ne coprivano le finestre come se qualcuno avesse copiato e incollato l'intera stanza dall'altra parte. Entrai, non avendo altra scelta. La porta si chiuse dietro di me con un forte tonfo, facendomi sobbalzare e spostare troppo peso sulla caviglia mentre mi preparavo a correre di nuovo. Di conseguenza caddi attraverso il pavimento. Avete presente quelle figure che descrivono spazi ipotetici di oggetti a quattro dimensioni? Sapete quanto può farvi male la testa nel cercare di dar loro un senso? È esattamente quello che avvertì quando caddi sul pavimento. Come se mi trovassi in un liquido denso. Dare un senso a come ero riuscito a cadere sul pavimento era l'ultima delle mie preoccupazioni, perché quasi immediatamente mi resi conto che non riuscivo a respirare. Continuavo a sprofondare nell'oscurità assoluta, un nero così profondo che mi sentivo come se avessi perso il senso della vista e fossi invece avvolto in milioni di strati di coperte e cadessi continuamente. È difficile da descrivere. Immaginate di fare paracadutismo, ma da ciechi e coperti da molte coperte pesanti. Sprofondare, non dentro ma oltre l'abisso. Per tutto il tempo i miei polmoni bruciarono, minacciando di scoppiare. Fu allora che si palesò la sensazione più terribile mai provata in vita mia. Ero in un'apnea soffocante, come se fossi nello spazio. Quando toccai il fondo, lo capii perché una forte vibrazione attraversò la parte inferiore del mio corpo e questa arrestò la sensazione della caduta. L'oscurità sembrò districarsi come se un panno venisse sollevato da sopra i miei occhi e mi ritrovai in una spiaggia. Tutto era sbagliato. Ero in piedi sull'acqua, con la sabbia che rotolava dentro e fuori le onde. Il suo suono abrasivo riempiva l'aria, mentre un sole rosso brillante tramontava all'orizzonte. L'acqua non sembrava bagnata, come se le molecole agissero in modo diverso. La sabbia si comportava come un liquido. Nuotai attraverso questo strano mare. Nuotai verso le onde di sabbia e una di loro mi toccò le dita dei piedi, lasciando innumerevoli tagli su tutta la pelle. Saltai all'indietro schizzando nell'acqua.
solo che l'acqua non schizzava. Si increspò come un materasso e si adagiò di nuovo. Un uomo allora si avvicinò dietro di me. All'inizio non l'avevo notato. Poi mi picchiettò sulla spalla e lo vidi. Somigliava a qualsiasi persona comune che potreste incontrare nella vita di tutti i giorni. Mi chiese se sapessi perché fossi lì. Balbettai, sopraffatto dalla sua calma, dall'assurdità della situazione. Mi disse che non avrei dovuto sbirciare dalla fessura, ma che ormai era troppo tardi. Lo avevo fatto. Mi guardava con compassione. Lo supplicai di farmi uscire. E schiere di creature iniziarono ad apparire e sciamare dietro di lui e attorno all'orizzonte. Tu sei la porta. Arrivavano da oltre la linea e non assomigliavano a niente che avessi mai visto. Le creature affollavano quello spazio dalle regole distorte, ora non più vicine, ora non più lontane, in un tempo in cui nulla delle nostre dimensioni o forme hanno un significato. Cose dalla caratura di montagna, ma rapide nei movimenti come ali di colibrì, con denti e zonne dalla densità del mondo, e forme che non seguivano alcuna logica o geometria. Non riuscivo a concentrarmi su nessuna singola creatura senza che un'emicrania acuta si manifestasse e i miei occhi vitrei riuscissero a sostenere la visione per più di qualche secondo. Ero incapace di discernere. Non avevano nemmeno un colore, seppure un colore lo avessero. So che non ha senso. Le nostre menti non sono progettate per percepire correttamente questa realtà, così come non possiamo vedere onde elettromagnetiche o luce UV. Semplicemente non possiamo. Iniziai a sprofondare nell'acqua sotto di me e nello stesso abisso. I miei polmoni lottarono e cercarono aria ancora una volta, lì dove non c'era. Dopo un lungo momento scoprì che l'oscurità si dipanava ancora una volta intorno a me e mi ritrovai nella stessa classe, con la porta aperta. Corsi fuori ignorando il dolore alla caviglia nel disperato tentativo di sfuggire all'incubo. Ma niente era giusto. Potevo muovermi nello spazio, ma non in senso letterale. Potevo vedermi andare avanti. Era come camminare in un videogioco. Tutto bidimensionale, senza alcuna vera sensazione di movimento. Ero uscito nel corridoio e faticavo persino a camminare. E intanto la mia mente si fratturava e niente diventava riconoscibile. Il mondo era composto da oggetti familiari, ma guardandoli meglio sembravano solo sbagliati. Non potevo più camminare, ero completamente disorientato. Una fessura attraverso i giornali. Guardai all'interno e vidi me stesso guardare all'interno. E lui, quell'occhio, ero io. Lui, quell'occhio. Quell'occhio che odia. Mi odiava. E nel suo odio io venni divorato. Poi fu solo buio. Mi svegliai nell'ospedale locale, circondato da infermieri e medici. Apparentemente avevo avuto un vero e proprio ictus, forse causato dalla mia caduta sul pavimento. Provai a raccontare ai dottori dell'aula e della strana spiaggia e del baratro in cui ero caduto, ma mi ignorarono, e chi non lo fece mi trattò con compassione o guardandomi come se fossi pazzo. La mia mente era fratturata. Quando un mio amico venne a trovarmi, i chiesi dell'aula 42, mi disse che avevano trovato la porta aperta quando avevano rinvenuto me sul pavimento. A quanto pare le maestre avevano chiuso la porta subito dopo, ma continuava ad aprirsi da sola ogni quarto d'ora, con un'aria fredda che proveniva dall'interno. Li vedo ovunque ormai. Stanno lentamente penetrando nel nostro regno, prendendo il sopravvento. Per loro non siamo nulla. Non rappresentiamo una minaccia o qualcosa da conquistare. Scommetto che esistono migliaia di portali come la nostra aula 42. In attesa di essere attivati da una persona stupida e curiosa. L'uomo misterioso è tornato a visitarmi di nuovo ieri. Questa volta aveva un'altra forma.
Ero ancora nel reparto psichiatrico a far nidicare di creature e cose oltre la nostra comprensione. Nessuno lo vide quando si avvicinò al mio letto. Nessuno lo sentì quando parlò al mio orecchio. Con la mia voce. Puoi trovare la storia originale in inglese nel subreddit di NoSleep che lascio in descrizione, insieme a tutti i canali di Arsenico Nero dove ti invito a seguirmi. Se vuoi sostenere il mio lavoro, ti invito ad iscriverti, lasciare un like o un commento qui sotto. Per altri contenuti, segui la mia serie Una lettura su Instagram. Come sempre, se hai una storia che volessi venisse letta, non esitare a contattarmi. Grazie per l'ascolto.